Partiamo dal tè, così si chiama il PIC, Piano Integrato della Cultura, presentato oggi in comune dal sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, e collegato in streaming dall'assessore regionale alla cultura, Stefano Bruno Galli. Piano che Via Roma aveva candidato al relativo bando regionale, ottenendo da Milano un finanziamento di 430.107 euro, a cui si aggiungono 352.500 euro di risorse locali. Il progetto, che vede partner 9 tra le maggiori istituzioni culturali della città, punta a proporre Mantova in maniera diversa, ribaltando l'approccio che di solito parte dal Ducale per far sì che sia invece il tè il punto di partenza e anche il polo attrattore di nuovi percorsi culturali e nuovi servizi turistici, obiettivi completamente condivisi dall'assessore regionale che si è più volte complimentato per come si svilupperà il progetto. 3. Le linee d'azione principali. Una sugli eventi culturali, abbiamo rinnovato questa alleanza forte con i festi della nostra città, un intervento, una linea sugli interventi di recupero, integriamo risorse sulla Fondazione Pescherie per il recupero delle pescherie di Giulio Romano e facciamo finalmente un nuovo allestimento totalmente nuovo del Tempio di San Sebastiano, cosa molto importante per dargli anche coerenza filologica, per dargli maggiore attrattività e sono tanti anni che volevamo farlo e sono molto contento che ci riusciamo. In un progetto che prosegue il cammino intrapreso ormai in questi anni, che vede l'amministrazione aver messo veramente decine e decine di milioni di euro nel recupero del nostro patrimonio storico e nel nostro patrimonio ambientale, per renderlo sempre più vissuto, per costruire nuovi modelli gestionali e per connettere eventi agli spazi della città, allargando anche, diciamo, le polarità della città. Il nuovo Parco del Tè sarà una nuova polarità straordinariamente vissuta dai mantovani attorno a Palazzo Tè, ma attorno c'è Casa di Mantegna, c'è il Museo San Sebastiano, c'è il Tempio di San Sebastiano. Quindi l'idea di recuperare e connettere luoghi e spazi, paesaggio, arte e cultura e di farlo vivere sempre di più come una città nella quale la cultura è un motore, un acceleratore di processi di rigenerazione urbana, ma anche di produzione di economia per la città.